Il paradiso sul mare di Anzio o Kursaal Polli. L'edificio, nato come Kursaal, cioè luogo di svolgimento di eventi e di svago, come si usavano definire tali strutture a inizio Novecento, assunse ben presto il più suggestivo appellativo di paradiso sul mare, un nome che rivela informazioni interessanti sui retroscena della sua progettazione. Ad affidarne la realizzazione a Cesare Bazzani, il prestigioso architetto che in quei decenni lavorava intensamente e con successo in tutta l'Italia centrale, fu infatti Giuseppe Polli, un commerciante che aveva a Roma un'avviatissima attività di tessuti e che era rimasto innamorato del nome del primo negozio con cui aveva iniziato, il Paradiso delle Signore. Si dice che Émile Zola non si sarebbe crucciato nel vedere usare il titolo di un proprio romanzo come slogan commerciale, ma non è questione su cui vale oggi indagare. Negli auspici del proprietario, il palazzo era destinato ad ospitare eventi mondani e fra questi, ovviamente, le sfilate di moda a lui molto care. Però egli coltivava un ben più forte desiderio, quello di farne una casa da gioco, la redditizia attività che si andava diffondendo in quegli anni. L'inaugurazione avvenne nel 1924, dopo 5 anni dal progetto iniziale. Come previsto, fu luogo di convegni, appunto, mostre, concerti e naturalmente di sfilate di moda. Però della casa da gioco non se ne parlò più. L'autorizzazione governativa, che si dice fosse già pronta per la firma sul tavolo del ministro degli interni, venne infatti spazzata via insieme al ministro stesso quando l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, avvenuto subito dopo che questi denunciò in Parlamento il clima di intimidazione squadristica in cui si erano svolte le elezioni di aprile, fece traballare il governo Mussolini, in carica da appena un anno e sull'orlo delle dimissioni. Dimissioni che schivò sostituendo proprio il ministro di qui sopra con altra persona, che di paradiso niente sapeva né volle sapere. Esteticamente comunque il paradiso ebbe subito notevole successo, soprattutto per la cura dei particolari decorativi. Aspetto questo, tipico dello stile Liberty, di cui l'edificio presentava infatti diffusi segni e testimonianze. A decretargli il favore della critica fu anche il fatto di essere stato realizzato nella riviera orientale di Anzio, cioè in un'area che lo poneva in coerenza con gli edifici che vi andavano sorgendo in quegli anni. Insomma, si inseriva, e anzi lo favoriva, in un tessuto urbanistico-architettonico che rese la città particolarmente attraente, facendone un esempio del benessere della società borghese del tempo. Di lì a poco quelle linee di armonia urbanistica furono bloccate dal sopraggiungere degli effetti del nuovo orientamento culturale del regime fascista che le scoraggiava radicalmente. Eppure, proprio quella involuzione fece del paradiso un'ancor più importante testimonianza della nostra storia, e ciò varrebbe da solo a meritargli il diritto alla salvaguardia. E così, il paradiso sul mare è stato nel corso degli anni al centro della vita cittadina, ospitando concerti, esposizioni, consigli comunali e perfino un acquartieramento militare durante il periodo dello sbarco alleato nel 1944. Negli anni 60, l'ala bassa fronte mare, il salone pompeiano, cosiddetto perché decorato con affreschi rossi che ricordano quelli di Pompei, fu adibito a discoteca, anzi a sala da ballo, come si diceva allora. E questa attività, seppur durata pochi anni, è rimasta nel cuore degli anziati che ricordano con affetto e nostalgia quei pomeriggi danzanti passati al Momus, quel locale dal nome esotico, ma in realtà semplicemente formato dalle iniziali dei soci che lo gestivano. In quegli anni la proprietà lamentò crescenti difficoltà economiche e premette per vendere l'edificio al comune di Anzio. La volontà c'era, ma l'importo, 140 milioni di allora, era proibitivo. La soluzione fu trovata nella concessione di un mutuo da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che chiese in cambio di vincolare parte della struttura a edificio scolastico.
Per questa lontana eredità si sono perciò viste, fino a pochi anni or sono, tenersi nel paradiso le lezioni di alcune classi dell'istituto alberghiero. Finché le pessime condizioni degli impianti, il distacco di alcuni intonaci e anche, va detto, il danneggiamento prodotto da certi poco rispettosi comportamenti degli studenti, hanno imposto nel 2015 la sospensione di questa funzionalità. Attualmente l'edificio è chiuso in attesa di una decisione di destinazione da parte del Comune, decisione condizionata in gran parte dai costi necessari per il suo restauro, ma anche dal conflitto che da sempre esiste in città sul suo utilizzo. Casinò come fonte di afflusso di denaro alla città, ma anche di potenziale criminalità? O Casa Comunale della Cultura? Questa seconda ipotesi è quella che pare prevalere nel comune sentire degli abitanti, specie in considerazione del fatto che la città di Anzio manca di spazi pubblici a ciò destinati. C'è da dire comunque che, ad un esame sommario, le condizioni strutturali del paradiso sul mare non paiono in realtà troppo compromesse se si escludono i due scaloni esterni che dal lato mare portano alla terrazza Belvedere. Sono vistosamente deteriorati dalle intemperie e probabilmente a rischio di cedimento. Il paradiso sul mare è stato a più riprese oggetto delle campagne di recupero I luoghi del cuore, bandite ogni 2 anni dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. In particolare, quella del 2016-17, promossa dal comitato Rinasce il Paradiso sul Mare, ha raccolto ben 5.075 firme, riuscendo a far ammettere il paradiso al bando di finanziamento per un mini progetto promozionale, consistente nella creazione di un museo del Liberty da allocare in alcuni ambienti dell'edificio. Esso ebbe il sostegno del comune di Anzio, che si impegnò, in caso di vittoria, a contribuire per il 50% alle spese necessarie e conquistò la partecipazione di 6 istituti superiori di Nettuno ed Anzio che si dissero pronti a coinvolgere i propri studenti nelle fasi realizzative, ciascuno secondo la specializzazione della propria scuola. Il finanziamento non andò a buon fine per esaurimento anticipato dei fondi del concorso, ma merita che vengano citati i punti di forza del progetto stesso. Sono infatti elementi che, con relativamente basso onere, sono capaci di innescare un rilancio in grande stile dell'edificio tutto. Vediamoli in estrema sintesi. Il progetto consiste nell'allestimento in un ambiente dell'edificio detto Paradiso sul Mare, da adibire a tale scopo, di un museo del Liberty e nella creazione di un percorso strutturato per accedervi. Il museo testimonierà specificamente lo sviluppo della città di Anzio negli anni 20 del Novecento. Il Paradiso sul Mare è un edificio collocato in posizione rilevata, rivolta a sud, prospiciente la costa tirrenica nel tratto compreso fra le località di Anzio e Nettuno. Dista 950 metri dalla sede del comune di Anzio, a cui appartiene, e 300 metri dal confine amministrativo con la vicina Nettuno. Al centro di un'area di 2.880 metri quadri, si estende per circa 42x53 metri, affacciandosi sulla riviera Zanardelli. Si eleva su 4 livelli, avvalendosi del dislivello naturale della falesia su cui poggia. L'edificio presenta segni di deterioramento dovuti a infiltrazioni dei lastrici solari. Le finestrature sono danneggiate e in alcuni punti mancano di vetri. Alcuni dei numerosi lampadari in vetro sono danneggiati. Si segnalano distacchi di decori parietali, in particolare di un capitello in stucco nel salone degli specchi. I bagni sono fatiscenti. La situazione dei pavimenti è soddisfacente. La struttura portante è integra, tranne i 2 scaloni esterni che mostrano perdite del conglomerato cementizio con affioramento del ferro di armatura. Obiettivo specifico del progetto è di realizzare un punto di riferimento concreto capace di restituire alla città la fiducia nella conservazione della propria memoria, molto compromessa dalle vicende urbanistiche succedutesi negli anni. La scelta di ospitare in una parte del paradiso un museo del Liberty, seppur di dimensioni contenute,
recupera una fase della storia cittadina che è stata cruciale per Anzio e ne costituisce tuttora una componente genetica. L'intervento si configura durevole nel tempo, volendo essere uno stimolo all'attenzione sul paradiso sul mare assolutamente compatibile con l'attuale o altra eventuale destinazione d'uso l'edificio dovesse avere, dato l'impatto assolutamente contenuto che il museo avrà sul complesso dell'edificio. La fattibilità tecnica appare solida, considerate le condizioni complessivamente buone che un sommario esame delle infrastrutture ha mostrato. L'intervento è inoltre agevolato dalla molteplicità degli ambienti di cui dispone l'edificio, che offre dunque un'ampiezza di opzioni per l'allocazione del museo. La strategia guida di intervento è stata quella di segmentare il macro progetto in sottoprogetti tecnicamente omogenei, in modo da avvalersi delle diverse specializzazioni degli istituti superiori locali per svilupparli e realizzarli. Il paradiso sul mare è sentito da abitanti e frequentatori del territorio come un prestigioso bene pubblico che merita di essere tenuto vivo. Per moltissimi cittadini esso ha inoltre uno spiccato valore affettivo perché vi si sono svolti eventi e attività che hanno coinvolto direttamente le generazioni del dopoguerra. Eventi mondani, consigli comunali, raduni scolastici, feste danzanti, location cinematografiche di fama che hanno lasciato traccia nel vissuto di molti. La reazione mostrata dai singoli alla raccolta firme ne ha dato una calda testimonianza. Il bene si pone al centro dello sviluppo urbanistico di Anzio degli anni 20 del Novecento, che fu caratterizzato da edilizia architettonicamente pregiata e notevole crescita demografica ed economica. Il suo recupero assume pertanto una connotazione fortemente simbolica e qualificante per la città, giungendo a rivestirsi di un valore identitario per gli abitanti. Contenuti e punti salienti del progetto Museo del Liberty. Contestualizzazione del paradiso sul mare, con immagini e descrizioni del quartiere dei Villini, un plastico urbanistico della Riviera di Levante negli anni 20. Sezioni dedicate alla moda, alla cucina e alla gioielleria del tempo. Esposizione di oggettistica e reperti Liberty. Cronologia degli eventi storici e delle vicende locali che hanno coinvolto il paradiso. Ricostruzione delle vicissitudini affrontate dal proprietario Giuseppe Polli nell'attuazione. Immagini e disegni della progettazione dell'edificio e scheda sull'architetto Cesare Bazzani. Curiosità e misteri nascosti nell'architettura del paradiso. Effetti sonori ed effetti luminosi d'ambiente. Video proiezioni sul tema e guida al museo mediante un'applicazione per dispositivo mobile, l'app Anzio Liberty. L'itinerario di accesso è un percorso riservato, scandito da sezioni ordinate cronologicamente a ritroso per portare il visitatore dall'oggi agli anni 20. Le sezioni sono quindi oggi, il 2000, il 1980, il 1960, il 1944, il 1924. Ogni sezione è caratterizzata da suoni, luci, immagini, cenni di cronaca e oggetti, simbolo dell'epoca che rappresenta. Il percorso sfocia scenograficamente nell'ambiente espositivo principale, la sala. Il percorso di uscita è separato da quello di entrata e termina in un punto vendita di gadget e materiale informativo sul museo e sui passi che hanno portato alla sua creazione. Si raccomandano inoltre alcuni eventi collocati nelle varie stagioni dell'anno. Ad esempio, per la primavera, un festival di cori, di corali, a tema nella sala espositiva. O un autoraduno d'epoca nel piazzale Polli, con sfilata per le vie di Anzio e Nettuno. In estate, un mercato dell'antiquariato e dell'oggettistica Liberty in piazza Polli. Una festa danzante in Riviera Zanardelli, di fronte all'ex Momus. Per l'autunno e l'inverno, proiezioni nei cinema locali di film con location nel paradiso. Una sfilata di moda nella sala espositiva. Un convegno su Liberty. Alla scoperta delle testimonianze Liberty in città.